È un fiume in piena il capitano del Palermo Fabrizio Miccoli all'indomani della sconfitta con la Juventus. Il numero 10 rossanero ha parlato delle scelte arbitrali del direttore di gara, ma anche della lotta salvezza, che vede impegnati gli uomini di Sannino in questo finale di campionato. Tanto basta poco, no? Andare con la palla, prendere il palla dentro, piuttosto che prendere, uscire, le cose sarebbero niente cambiate. Andiamo avanti e ci prepariamo a questa partita di mercoledì e tutto. A me dispiace più l'atteggiamento, dice, io non so neanche se posso parlare, posso dire quello che penso, le cose perché sono diffidato, ho paura, cioè io mercoledì mi gioco tutto, ho paura, non so come avvengono le mie parole, quindi non so che dire, meglio forse resto zitto, però guarda a me non mi viene data una punizione al 44esimo limite dell'area, una punizione che è grossa quanto una casa, perché si vede che sto calciando e butto giù. In più io da capitano non posso parlare. Perché l'arbitro mi dice se diffidato appena parlo un'altra volta l'ammonisco. Quindi io che faccio? Più oltre il danno pure la beffa. E allora non so veramente, non so come comportarmi, non so cosa pensare. Non lo so, vedendo io quest'anno veramente ho visto di tutto. Cioè l'unica squadra che l'ultimo rigore che ha preso l'ha preso in casa con Milan, è passato più di un girone e anche di più, un girone e mezzo. E ogni partita, non dico che c'è stato qualcosa di dubbio, ma quasi. Il Presidente ha detto ieri, la prima cosa che ho fatto con la partita, ho mandato un messaggio a Miccoli. Ci racconti questa cosa, è vero? Mi ha mandato un messaggio dove mi diceva di non mollare, se c'è una speranza comunque che possa vincere lo sport, noi la dobbiamo portare avanti fino alla fine. Io gli ho risposto che da parte mia, e da parte di tutta la squadra fino all'ultimo minuto, come stiamo facendo, lotteremo fino alla fine. Abbiamo solo un unico obiettivo, mercoledì dobbiamo vincere per forza, perché passa tutto da là. Secondo me se vinciamo mercoledì abbiamo due possibilità di potercela fare. Quindi non è una partita come l'altra, forse quando si dice sei l'ultima spiaggia, uno dice no, ma ancora mancano due partite, no, mercoledì per noi è proprio l'ultima spiaggia. Cosa daresti per la Champions per arrivare a 10, a 100? Oggi cosa daresti per salvare il Palermo? O cosa faresti per fare un fioretto alla promessa di bilancio? Non lo so, cioè, potrei dare tutto, cioè, non è una cosa che mi sono chiesto. Cioè io per salvarmi, che il Palermo possa stare in Serie A, potrei fare qualsiasi cosa.